In questo momento non sarà possibile farlo, però fai una disposizione che va pubblicata interamente, quindi messa a disposizione. Mi chiedo al vice segretario di procedere il martello. Franceschelli? Presente. Pergamini? Presente. Cardoni? Presente. Frassini? Presente. Longo? Presente. Prendi? Presente. Cortesi? Presente. Fontani? Presente. Donato? Presente. Tatti? Presente. Friello? Giustifico l'assenza. Cortina? Presente. Fresca? Presente. Assente. Fontani? Presente. Cardia? Presente. Calderone? Assente giustificato. Porranzi? Assente giustificato. Nellone? Presente. Moselli? Bruno? Presente. Renanini? Assente giustificata. De Pazzoni? Assente. Assente giustificata. Giletti? Presente. Cervini? Presente. Gli assessori? Salabiello? Presente. Moffoli? Presente. De Darci? Presente. Gaianti? Cardia? Presente. De Locu? Presente. Idoli? Presente. Grazie ai segretari, con 17 presenti, la seduta è ovviamente costituita. Nomi i scrutatori, i consiglieri Tardia, Fortini e Melloni. Ora scherziamo di più perché non ha. Thank you.
sia anteriore che posteriore che del motociclo. Della maggior parte degli autoveicoli, ma davvero la maggior parte degli esistenti sul mercato, ed è in grado di leggere la tacca su un veicolo che sfreccia fino a 250 km/h, quindi direi che è assolutamente sovradimensionata rispetto alle solite che abbiamo immaginate, ma questo testimonia il fatto che è in grado di cogliere anche con estrema precisione sulle velocità più basse, perché più aumenta la velocità e meno c'è chiaramente la definizione. E cosa altrettanto importante, la visuale copre un'area delle due corsie, per cui posizionate in un solo punto, però coprono anche l'altra corsia, e siccome sono capaci di leggere sia le anteriori che le posteriori, possono essere lette sia le macchine che arrivano verso il centro che quelle che se ne allontanano. Da ultimo provo a rispondere anche alla stima sui tempi di realizzazione. Intanto questi prevedono 120 giorni per rendere il progetto esecutivo e quindi sarà dato un incarico ad un professionista, ulteriori 30 giorni per l'affidamento dei lavori e successivamente ci sarà la tempistica legata all'esecuzione degli stessi fino al loro completamento. Come tutte le amministrazioni in carica sanno, nel mese precedente c'è stato un cambio di fornitore Consip. Questo ha creato un grave disagio nei lavori, nell'approvvigionamento delle amministrazioni che devono per forza riferirsi in questo soggetto, perché il passaggio da un lato e l'inerzia dimostrata da questo nuovo fornitore ha fatto sì che per esempio altre amministrazioni, non l'ultima quella di Ferrari che aveva vinto il progetto precedente il nostro, stia ancora dietro a realizzare quello stesso progetto. Bene, questa stima che io faccio personalmente va dai 6 ai 12 mesi e poggia sul fatto che ci sia questa inerzia di questo nuovo fornitore possa essere migliorata. Grazie Assessore, se il consigliere può dichiararsi soddisfatto o meno, facoltà di intervenire. No, ringrazio l'Assessore Pilazzi, che è stato esauriente rispetto alle richieste che avevano fatto, non ho nulla da chiedere. Bene, grazie, abbiamo la seconda e l'ultima interrogazione e ad oggetto manutenzione del calasso. Chiedo al consigliere Giberti se vuole la lettura. Sì, pulizia e manutenzione del canalazzo. Premesso che il canalazzo risulta essere terminato per buona parte del tratto cittadino, ma vi sono alcuni punti nei quali questo canale presenta ancora le caratteristiche originali e per quello di essere cielo aperto. Rilevato che da molti anni i cittadini residenti in prossimità dei tratti aperti, come via del Pioppo, via Pergolesi, via Pinzale, lamentano osservazioni malodoranti, considerato anche che l'incremento di cattivi odori sembra avere una correlazione storica con la progressiva edificazione di alcune zone della città, come ad esempio il Curato e Penzale, dato atto che alle segnalazioni dei cittadini sembra emergere attività di sfalcio e pulizia poco frequente, un recente sopralluogo da parte del nostro gruppo consigliare ha rilevato lo stato della vegetazione molto alta e la presenza di fanghi e erba malodoranti che rendono l'aria irrespirabile in prossimità del canale. Tutte caratteristiche che apparentemente fanno pensare ad uno stato di totale abbandono. Ciò premesso, si chiede all'amministrazione comunale se è al corrente della problematica, se l'ente competente è ancora il consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, per quale motivo gli sfalci avvengono saltuariamente, per quale motivo il canale è sempre secco quando invece la minima mandata di acqua da parte del canale di centro riuscirebbe ad alleviare la problematica del cattivo odore, per quale motivo le segnalazioni di cittadini consulta circa i centri parentali che ci risultano essere state fatte in questi anni sono state disattese. Infine si chiede all'amministrazione comunale se intende adoperarsi con determinazione nei confronti degli enti competenti al fine di alleviare il disagio dei residenti. Grazie. Risponde all'interrogazione l'assessore Bofri. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, non so se mi ha fatto
tutte le informazioni che ero per poter rispondere, quindi erano tutte le questioni che sono poste all'interno di questa interrogazione, però ritengo che sia che la tipologia e la qualità dell'interrogazione richieda quantomeno una prima risposta rispetto alle altre informazioni che abbiamo, e soprattutto la cosa che più mi preme è dare un'idea del tipo di azione che potremmo e vorremmo mettere in campo rispetto a questa problematica, che ripeto essere sicuramente molto importante. Per punti, il Canalazzo è ancora tutt'oggi di competenza della bonifica di Ferrara, uso il termine a tutt'oggi perché è evidente che nel momento in cui andrà avanti la nuova progettualità relativa al nuovo canale che verrà realizzato a monte di questa struttura, andrà ovviamente valutato anche se dovrà essere cambiato eventualmente.